fronzolo. Levati questo fardello. Guarda che, cioè, alle volte, se ci pensi, cioè, la vita fa troppo schifo. Oggi, raga, sono preso male perché, cioè, mi ha chiamato mio padre. Che già, se mia madre è obsoleta, mio padre è sumero. Mio padre, cioè, è un tipo che ha salutato come una grande innovazione l'introduzione della scrittura cuneiforme. Sai, quei tipi sempre incazzati, cioè, sempre giù. Secondo me è ancora preso male per la storia del cavallo di Troia. E poi gliel'ho detto, pa, che colpa ce n'ho io se i troiani erano dei babbi e gli achei dei bastardi? Vabbè, ma lui non gli scende. E quindi, insomma, già ricevere una telefonata di mio padre è umiliante. Ma poi il fascista mi chiama per dirmi che mi devo sbattere. Cioè, Mirko, mi vergogno di te. Sapessi io, Caligola. Ah, oh, devi capire che devi sbattere, perché io alla tua età ero già miliardario, io alla tua età avevo già 6 case e tu adesso ti devi sbattere. Cioè, hai capito? Lui è miliardario e io mi devo sbattere. Non ha capito che le due cose si escludono. L'unica cosa che mi tira su è la mia cumpa. Fortunatamente c'ho una cumpa di gente troppo avanti. Nella mia cumpa siamo io, la Ludo, che è il mio amore assoluto, la Furiosa, che è la migliore amica della Ludo, Gibbo e la Fede. Allora, la Furiosa si chiama così perché c'è ragionare con la Furiosa, Mission Impossible. Gibbo è il manzo della Furiosa e la Fede non si sa chi sia il suo manzo. C'è qualcuno che le dà bastone, sicuro, però lei non vuole dirci chi è. Infatti è diventato il nostro gioco, cerchiamo sempre di indovinarlo. Lo chiamiamo il mistero della fede. Raga, la Ludo, cioè il mio amore assoluto, non ve la devo neanche spiegare. Cioè, mi ricordo ancora quando ci siamo presentati, che avevamo il fiatone perché avevamo appena scopato. E io le ho detto, oh, mi chiamo Mirko, scazza? E lei fa, shanti, no, che nome scialluso. Cioè, una storia troppo romantica. L'ho vista la prima volta in disco che facevano la coda per il cesso. Cioè, l'ho guardata, ho pensato che era una tipa troppo orizzontabile, sai, cioè, mezzo tecnolesa, mezzo rappusa. Ho detto, oh, cioè, sta qua me la devo troppo piegare. Allora ho aspettato che si spaccasse di vodka tonic, cioè, perché le tipe vengono in disco per spaccarsi di vodka tonic, quindi, cioè, se intervieni prima, cioè, sei babbo. Quando ho visto che manifestava le prime difficoltà nella deambulazione, mi sono fatta avanti, l'ho guardata negli occhi e le ho detto, tipa, casa mia o casa tua? E lei mi fa, beh, se sei venuto a farmi dei discorsi, cioè, che tipo è? 5 minuti dopo eravamo già alla sigla.